Dove siamo? In montagna, di nuovo. La mia piccola turista. Il mio piccolo amore. Ciao. E siamo qua, insomma. C'è una giornata bellissima. Un sole che spacca le pietre. Abbiamo preso il pane. Pane e grissini. Non è come sembra. Non è per me. Mamorina. Buoni, eh? Sono affezionata già. Aurora è brava, Aurora è brava anche a giocare il pallone. Ho appena finito di allattare la piccolina mentre tutti giocavano e volevo farvi vedere questa casa abbandonata che è veramente inquietante, cioè guardate. C'è l'edera dentro, cioè c'è un bosco lì dentro, non è neanche più una casa. Cioè, veramente ridotta malissimo sta casa qua. Andiamo. Cosa stai facendo? Cosa combini? Stai spiando con la torcia? Sì, cioè, guardate, è veramente... Cioè, ma è un bosco dentro. Cioè, guarda, qua c'è le piante grasse, quelle con le punte. Un barbone. Sì, ma qua hai visto? Una pianta grassa. Vero? Non si vede niente con la videocamera. Madonna mia, che schifo. Mamma mia. Ma poi non avete visto sto balcone, cioè che se sali su sto balcone sai se sali, non sai se... anzi, probabilmente scendi, vieni direttamente giù. Ale? Mamma mia che paura. Andiamo via, va? Dove si va? Raggiungendo i miei. I tuoi? Andare a Magnà. O i miei suoceri, dove stiamo andando? Tutti e due, sono uguali. Sono uguali? E la pupa? E la pupa ha mangiato e adesso dovrebbe dormire un po', eh? Fatti vedere pupa! Bella lei, con sei un sogno! Io non ti vedo ma sono sicuro che l'immagine sarà perfetta, sicurissimo! Che sei bella tu! Sei bella! Standing over there, would you take a chance and go somewhere under the summer sun? Summer sun. Vai nonna, tutta la sa, tu sera, tu non sei venuta, sabato sera, la conosci, tu non sei venuta, non sei venuta, è lunga. Mascalzone svergognato, guarda come se lo chiede, mannaggia. Non mi andava a vedere il caffè gratuito. No, adesso me lo piglio davvero però. Devi metterlo in bocca come fischietto. Metti in bocca? No, più indietro. Ti soffia, muovi questo di qua. Ma lui deve
ma lo puoi fare da solo? Lo prendevano anche a me quando ero piccola, pensa quanti anni è che c'ha. No. Quando ho finito la cannella. Ciao ragazze, buon pomeriggio. Allora, io sto per entrare al supermercato dei cinesi che c'è appunto qui più avanti e ho pensato di fare una piccola intro perché appunto sto per entrare e quindi volevo spiegarvi un po' cosa sto facendo. Questo vlog è infinito perché l'ho iniziato quando siamo andati in montagna con la mia famiglia e quindi non sono più riuscita a concludere il vlog, poi durava pochissimo, solo 6 minuti, quindi ho pensato di, nonostante sia passata una buona settimana, ho pensato di concluderlo oggi con questo giretto dai cinesi. In realtà devo prendere solo un sandalino, un qualcosa da mettere al matrimonio della mia amica sabato, perché devo trovare un qualcosa di comodo perché il tacco non è, cioè, è impensabile con i due bimbi e poi non sono neanche più abituata, vi dico la verità, dopo 9 mesi di gravidanza non li ho più messi, speriamo non arrivi nessuno, se mi prendono per pazza. E niente, quindi questo è quanto e poi appunto vi parlerò anche di un commento che ho ricevuto veramente maleducato a livelli estremi. Ve ne voglio parlare semplicemente perché credo che certe cose vadano dette, semplicemente perché se capita ad alcune di voi mi fa piacere comunque potervi dare un po' di forza e potervi dire la mia, nonostante io vi dico la nuda e cruda verità. In un momento di debolezza ho anche pianto per questo commento che ho ricevuto, quindi non perché io gli abbia dato importanza, perché ragazze figuratevi, dopo anni sono abituata, però ero in un momento già fragile di mio e quindi leggere certe cose è veramente sconcertante. Comunque dopo vi dico, anche perché sta arrivando gente, mi imbarazzo un pochettino. E niente, comunque adesso vado dai cinesi, voglio vedere anche se trovo già le cosine per il compleanno di Fede, perché voglio appunto poi acquistare delle cosine per la sua festicciola che faremo a casa, in famiglia, niente di che, però insomma ci tengo a comprargli delle cosine e sfrutterò una tessera punti che sto accumulando in questo negozio dei cinesi, questo supermercato cinese, dove ogni tot bollini hai una spesa di 20 euro gratuita anche senza un minimo di spesa, quindi penso che se trovo le cosine per la festicciola già le acquisterò adesso, già che sono qui e niente, quindi andiamo alla ricerca dei sandalini e andiamo a sbirciare il settore compleanni. Allora, intanto volevo anche guardare per il biglietto per il matrimonio della mia amica, che non so se le darò il giorno del matrimonio o forse anche un po' più avanti, comunque vedrò un attimino quale scegliere. Allora, per il matrimonio alla fine ho scelto questa scarpa qui, l'ho provata, 40 che è il mio numero e mi piace, mi sta bene, quindi andata, prendo questa. Allora, sono stata anche da Eurospin e ho preso proprio 4 scemenze perché mancavano delle cosine per la cena. Vabbè, questo l'ho preso per domani, sono fantastiche queste perché sono super sottili come piacciono a me, quindi ve le consiglio, sono le finissime di filetto di pollo. Poi, per la gioia del mio amore, ho ripreso i pomodori Kumato. Aiuto, devo uccidere. Aiuto. Eh no, è che poi non li hanno più e io me l'ho fatto scorta, ce n'erano 3 pacchetti, poi secondo me non li prendono più perché non li ho mai visti da Eurospin, quindi li ho ripresi. Poi ho preso questi bocconcini di formaggio da tenere in freezer per quando ce ne viene voglia. Sì, non è una spesa ipersana, ragazze, perdonatemi. Poi mozzarella da fare insieme a quei pomodori lì. Poi ho preso del pane,
per la gioia sempre del mio amore. Ta-da! E poi per stasera, visto che oggi è un anno tondo tondo da quando ho fatto il test di gravidanza, quindi non potevamo non festeggiare un pochettino con qualche schifezza. Ho preso giusto due pizze, no? Ho preso questa qua che mi ispirava, prosciutto cotto e provola affumicata. Sì, ma è aperta. È aperta perché qualcuno l'ha già messa in forno. Guardate, ma c'è. Smettila! E poi ho preso questo qua che è un trio di pizze, quindi tre gusti diversi. C'è Wuster, cioè viennese praticamente, poi una specie di quattro stagioni e questa qua che mi pare sia tonno e cipolla, sì, tonno e cipolla. E basta. Poi cos'altro ho preso lì? Ah no, lì c'è ancora, non passi, i biscotti, giusto per domattina, per loro, perché io non è che amo tanto i biscotti di mattina. Farò di nuovo i pancake probabilmente. E ho preso questi qua semplicissimi che li ho trovati appunto in cassa a 89 centesimi, proprio una cavolata, quindi li ho presi. Poi invece dai cinesi appunto sono passata per le scarpe da mettere per il matrimonio della mia amica, perché le altre che avevo sono scomodissime, anche queste sono alte, ma le ho trovate più comode, le ho provate, perché hanno il tacco a tronchetto e le ho prese fatte così. Le ho provate, sono veramente molto molto comode e hanno l'accettino alla caviglia e qui sono un pochettino lucide, non sono trasparenti, è una barra nera lucida e qui è tipo scamoscino. E queste qua le metterò appunto con il pantalone color champagne che poi vi farò vedere. E poi ho preso questo deodorante qua che aveva già preso Riccardo l'altra volta e mi è piaciuto tantissimo. Se avete problemi di allergia o queste cose qua, io solitamente ne patisco e con questo qua con scritto 0% non ho problemi, come il Dove praticamente, quindi super super top. E quindi l'ho ripreso da avere una scorta. E poi ho preso una scortina anche di shampoo e balsamo perché avevo finito tutto e ho preso questo qui della Gliss perché sono un pochettino stopposi i miei capelli in questo periodo, ne perdo anche tanti probabilmente per il cambio anche stagione e per un po' di stress sicuramente. E questo qua ripara e previene per la bellezza dei tuoi capelli a lungo ed è dedicato proprio a chi ha i capelli lunghi, se non ho capito male. Nutrimento intenso, maggiore resistenza, magnifici fino alle punte, per capelli lunghi infatti e inariditi. E ho preso sia shampoo che balsamo ed è della Testa Nera, quindi vi dirò com'è anche la profumazione e tutto il resto. Adesso direi che vado ad aiutare Ricky a preparare la cena. Ragazze, concludo questo vlog in maniera un po' diversa, ovvero con la lucetta con la faccia super struccata e arrossata, e per dirvi appunto quanto trovo triste il vedere commenti di altre donne, sempre se donne si possono definire, perché in teoria secondo me tra donne dovrebbe esserci un minimo di solidarietà e quando non c'è è un peccato perché bisogna uno vedere se si tratta di una donna e due se si tratta di una persona, perché comunque certe parole, certi commenti, più vado avanti più mi rendo conto che la gente è veramente cattiva, non so se per invidia, non so se per prostrazione, non lo so, per passare semplicemente il tempo, per pazzia direttamente. Mi è stato scritto un commento in cui io sono sciatta, trasandata, e mi è stato anche scritto che grazie a Dio la gravidanza non è sempre essere come me. E lo trovo veramente di uno squallore proprio
Non so neanche più che dire, ragazze, cioè forse non ci sarebbe nulla da dire, però ho pensato comunque di parlarvene perché magari poteva essere di sostegno ad altre ragazze che vengono bersagliate in questo modo. Cioè io sono nel mondo YouTube e tra virgolette sono abituata e me ne frego anche abbastanza, purtroppo sono in un periodo un po' più fragile, quindi magari ci posso rimanere un pochettino più male, ma è una cosa che passerà, perché come vi dicevo sono più abituata, essendo sui social, essendo una persona che si espone. Però mi rendo conto che ci sono magari ragazze che vanno a scuola o che hanno a che fare con questo tipo di schifo, e voglio dire, lanciare un messaggio, dire una cosa, che dovete sempre cercare, anche se molto spesso non è facile, però dovete sempre cercare di avere una vostra sicurezza interiore, una vostra... Voi dovete sempre ricordarvi chi siete, come siete, e ricordarvi che da chi è zero, insomma, l'offesa è niente, no? Quindi tenete sempre conto delle parole dette da chi vi ama, dalla vostra famiglia, da chi vi vuole bene. Molto spesso anche dalla famiglia si sentono dire cose per rabbia, quindi dovete sempre stare molto attenti a valutare che cosa realmente cogliere da quello che gli altri vi dicono e quello che dovete farvi scivolare addosso come fosse acqua con indosso un bel impermeabile. Quindi siate forti, io lo sono, sto cercando di affrontare tante cose in questo periodo della mia vita, e grazie anche a voi, grazie al sostegno di chi mi ama, ne sto uscendo, insomma, tutto si supera, insomma. Quindi cercate sempre di trovare quel poco di sicurezza in voi stesse e non imparate ad ascoltare i giudizi, che poi non sono giudizi fatti dalle persone che ci amano, sono più consigli, ecco, non giudizi, consigli dalle persone che realmente contano nella vostra vita e nella mia vita. E niente, ragazze, io con questo concludo il vlog, scusate la mia sciatteria, come mi viene ultimamente detto. Sì, ho la coda perché fa caldo, estate, quindi avendo i capelli molto lunghi e poi li ho anche mossi in questo momento, quindi sono molto voluminosi e mi tengono troppo caldo, quindi vado a dormire con i capelli legati e devo anche lavarli, tra l'altro, quindi domani penso che farò una bella doccia, domani mi sistemo tutta per poi il matrimonio di sabato della mia amica, ovviamente ci sarà il vlog di quella giornata lì, quindi preparatevi a un mega vlog del matrimonio. E niente, questo è quanto. Mi piace chiacchierare così con voi, un po' come fosse un pigiama party. Potremmo farlo una volta magari che sono a letto e magari Ricky lavora e arriva un po' più tardi, potremmo fare un video pigiama party, che ne dite? Fatemi sapere qui sotto. E niente, vi mando un bacino e ci vediamo prestissimo con nuovi video.